Da oggi nelle librerie un libro che va sicuramente letto. Il titolo: Aristodem, discorso sui nuovi radical chic, edito da Ponte alle Grazie. E con noi per parlare del libro l'autrice è Daniela Ranieri. Benvenuta a Radio Yes. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Allora, chi sono gli Aristodem? Allora, guarda, io ho fatto un viaggio sentimentale e intellettuale dentro il mondo della cosiddetta intelligenza di sinistra italiana, soprattutto romana, un po' come Piero Angela fece il viaggio dentro il corpo umano, no? Io sono andata alla ricerca di questo, di questo ambiente, di sondarne un po' i linfociti, gli anticorpi, gli agenti patogeni, e mi sono accorta che effettivamente questo mondo della mondanità, di questa sinistra un po' ammaccata, impotente e in alcuni casi molto conformista, c'erano delle caratteristiche che facevano pensare ad una nobiltà, forse non decaduta, ma molto democratica a parole. E quindi ho coniato questa crasi tra l'aristocrazia e la democrazia, perché c'erano delle cose che mi facevano pensare ad una nobiltà naturale, però non ereditaria, ecco. Ecco, e come, che idea ti sei fatta di questi personaggi che poi sono oggetto di tante ironie, la sinistra caviale champagne, perché poi sono tutti ricchi questi qua, non si capisce come, però chi c'ha tenute a Capalbio, grandi attici sulla città, e vivendo del proprio lavoro, che uno ogni tanto domanda, ma a tutti questi soldi come arrivano? Però insomma uno... deve sempre stare attento a mettere questi sospetti nel dibattito, però è vero che molti di questi Aristodem, mi sembra giusta anche la definizione, sono tutte persone che lottano anche con un po' di paternalismo per i diletti altrui, e però insomma fanno una vita che di sobrio, come vanno a predicare nelle chiacchiere, a poco. Sì, esattamente così. C'è da dire che il radical chic, che tra l'altro insomma è un'espressione che è stata coniata negli anni 70, cioè nel 68 da Tom Wolfe, il radical chic nostrano è qualcosa di un po' diverso rispetto a quel ritratto che ne faceva Tom Wolfe, perché intanto non imita quasi mai i modi dell'estremismo politico. Raramente raccoglie fondi per supportare cause politiche oltranziste, non ha simpatia, diciamo, per il massimalismo politico di tipo rivoluzionario, a meno che non si tratti di qualcosa di geograficamente molto lontano come Hamas o Hezbollah. Non è radical in questo senso. Forse 40 anni fa in Italia è esistita una classe, quella dell'aristocrazia degli affari, che ha nutrito simpatie per le cause più radicali, no? Basti pensare a Gian Giacomo Feltrinelli. Però oggi in Italia parlare di radical chic designa più un atteggiamento che definisce una specie di pseudoclasse moderata politicamente, che se contempla una rivoluzione è più quella basata su una rifondazione morale ed estetica che incarni decenza e bellezza, quindi è qualcosa di molto moderato, e in questo c'è quell'elemento della sobrietà che dicevi. Ecco, come però vivono, poi, come vivono, come passano le serate, questi salotti di cui tanto si racconta, in cui si pontifica e si dice adesso ti spiego io come si fa. Ecco, con chi frequenta, come si arricchiscono i salotti di persone nuove, se si arricchiscono di persone nuove? Guarda, io ho cercato di fare, anche perché li ho frequentati e in parte li frequento ancora lungamente, intensamente, e ho condiviso per un periodo i loro valori, ed è il motivo per cui mi hanno accettato, perché hanno anche molto un atteggiamento esclusivo nei confronti, insomma, delle persone da frequentare. Io spiego all'inizio del libro che io vengo dalla periferia estrema di Roma, non appartengo a quel mondo né per aderenze amicali né tantomeno familiari, quindi loro mi hanno accolta perché effettivamente io condividevo i loro valori, i loro gusti. Però ho voluto raccontarne proprio i tic culturali, no? Anche in un modo molto paradossale. Loro arrivano addirittura a sposare posizioni molto conservatoriste, se non addirittura reazionarie dal punto di vista politico, proprio in virtù del loro anelito, del loro amore per l'anticonformismo, che esprimono in tutti i campi della vita.
e quindi c'è questo innamoramento per alcuni viaggi, alcuni luoghi del cuore, questi tic culturali, il loro la vera ossessione per il cibo, mm-hmm. che è sempre metafora di qualcos'altro, è una specie di distintivo di un'appartenenza, no? Sì, sono, sì, fondamentalmente, sono fondamentalmente dei rimasugli di sinistra militante, quindi parliamo di 40-50 anni, che non hanno più un referente politico, intendo partitico, a cui fare riferimento, mm-hmm. e hanno ripiegato su distintivi culturali e morali, di gusto, di scelte, di, per esempio, di cibi e di vini che io racconto in maniera abbastanza ossessiva e nevrotica. Ma sarà anche un po' che il motivo della poca sincerità poi che sta dietro questi comportamenti che la sinistra non riesce mai a vincere? Questa è la domanda purtroppo del secolo per gli italiani. Certo è che io non ho voluto, io amo molto le generalizzazioni in generale, però è ovvio che non si possa fare un discorso universalistico. Le persone reali che hanno ispirato i personaggi del mio libro avevano un malcelato disprezzo sia per l'aristocrazia, sia per l'imprenditoria degli affari, insomma quella, mm-hmm. per capirci, milanese e berlusconiana, sia però parimenti, anche se non la esprimevano in maniera molto serena, come è ovvio, per il cosiddetto popolino, cioè per il subproletariato di noi siamo a Roma, quindi sono sicura che se lo dico mi capite tutti, di Torbella Monaca. Certo. Perché la gente di Torbella Monaca... La famosa Torbella, no? Nel Torbella. Film Vacanze di Natale c'è, cioè quelli di Torbella. Esattamente, è proprio quella cosa lì. Anche se poi Vacanze di Natale loro l'hanno recuperato, no? Perché è una appendice trash e kitsch del loro pensiero altamente sofisticato. Ecco, ma secondo te vivranno qualche senso di frustrazione nel non poter abbandonarsi anche a qualche comportamento che è proprio invece del parruccone di centrodestra? Senso di invidia, cioè stando col freno tirato perché certe cose, il politicamente corretto, no? Che devi sempre dire le cose tutti insieme, è tutto un, come dire, fomentarsi a dire le stesse cose e uscire dalle serate, ci abbiamo ragione, siamo forti e vinceremo, e poi non se li fila nessuno. Sì, c'è un complesso di classe in entrambi i sensi. Cioè sia nei confronti di chi sta meglio in termini di censo, anche se è abbastanza difficile, sia insomma, appunto del subproletario, verso cui nutrono anche una specie di senso di colpa. Però c'è da dire questo, che rispetto a quello che dicevi tu, è lampante proprio sulla questione della sessualità. Se tu guardi, insomma, i movimenti Se non ora quando, eccetera, che hanno pur in modo encomiabile sottolineato una deriva oscurantista e strumentale dell'uso del corpo della donna, eccetera, in contesti di cupa erotizzazione della politica come quello attuale, sì. D'altra parte hanno anche prescritto l'atteggiamento che secondo loro sarebbe degno di essere vissuto, cioè hanno dato delle indicazioni morali, moralistiche, su una sessualità che invece sarebbe degna di essere vissuta, che è quella che pericolosamente coincide con quella prescritta dalla Chiesa e dalle destre. E certo. Cioè quella decente, coniugale, sì, da vivere, sì, sì, al riparo delle pareti domestiche, una ragazza che decide soggettivamente, quindi nel pieno delle proprie facoltà, di vendere il suo corpo, di mostrarlo, poi anche lì il confine loro lo sfumano molto, come se fosse la stessa cosa. Allora quella è da condannare, e questo secondo me è un atteggiamento molto pericoloso. E poi è tanto ipocrita. Sì, c'è una sorta di sessuofobia moralistica che non è stata risolta, ovviamente. Ecco, dovessi dare un giudizio, ecco, di fronte a una scolaresca, gli Aristodem sarebbero assolti o condannati? Ma io li condanno sotto tutti i punti di vista, questo non vuol dire che gli altri siano meglio. No, certo, stiamo a parlare degli Aristotelici, poi scrivi un altro libro sul parruccone di destra e ci si sbizzarrisce anche là. Va bene. Grazie, grazie Daniela. A te. Ciao.
Ciao, grazie. Daniela Ranieri, autrice del libro Aristodem, discorso sui nuovi radical chic. Da oggi lo trovate in libreria ed è un bello spaccato che racconta una parte della società italiana, i radical chic.